La donna è astemia, oppure non si è mai avvicinata al vino, oppure è sempre uscita con uomini che non l'hanno fatta bere bene, ecco che ci sono alcune regole. Primo, mai vini eccessivamente carichi di tannino, mai vini eccessivamente carichi su carboniche sgraziate, e quindi o si inizia su una bella bollicina elegante, perché con la bollicina già è festa per metà, o altrimenti bisogna andare su vini più morbidi o profumati. Se ci sono dei vini profumati eccessivamente, come in alcuni casi di vitigni aromatici, le donne possono essere conquistate dal profumo. Se ci sono bollicine eleganti, le donne sono conquistate dalla parte briosa. Se nel caso non ci sia un vino bianco profumato o una bollicina cremosa, ecco che arriva un grande vino rosso. E allora un Thai rosso dei Colli Iberici perché diventa importante? Per un motivo molto semplice: è suadente, è snello, non è mai eccessivamente carico di tannini, e laddove lo andiamo a degustare nel modo giusto e nel calice giusto arriverà soltanto morbidezza e profumi in un contraltare continuo. E quando si vede il sorriso di quella donna che sta sorridendo, il Thai rosso ha fatto il suo buon lavoro. A tutte le donne auguriamo un buon Thai rosso dei Colli Iberici.